Quali, ultima domanda Mario, quali, quanti sono gli investimenti messi in campo per realizzare concretamente la dematerializzazione dei processi scolastici? Allora, il cuore dell'operazione sta sono gli archivi digitali, e il costo è quello. Quindi, per quanto mi riguarda, io conosco due realtà, una realtà dell'Antonietti di Iseo e la mia. L'Antonietti di Iseo mi sembra che avevano fatto un contratto con una ditta di circa 120 euro al mese, è un abbonamento mensile, si paga tutti i mesi, costantemente. Io invece ho un abbonamento da 170 al mese. La differenza iniziale, adesso invece penso che la differenza dovrò andare a visitare questa scuola che mi ha messo una curiosità pazzesca prima, perché mi state bagnando il naso e quindi devo cogliere la svelta. Diciamo qual è questa scuola? Antonietti di Iseo. Antonietti. Sì. Sono andato da loro un tempo fa. Sì, esatto. E dov'ero? Mi sono fermato. Ah, ecco, allora, la spesa, quindi, la differenza qual è? Che noi abbiamo acquistato un servizio completo di hardware depositato nella nostra scuola. Quindi il computer che gestisce gli archivi digitali è presente in una stanza della nostra scuola. Non è un nostro computer, è un computer incomodato, per cui non ne siamo padroni, non dobbiamo fare manutenzione, non dobbiamo cambiare i dischi, non dobbiamo fare nulla, aggiornarlo, niente, è semplicemente una macchina là, ferma, immobile, e qualsiasi modifica a questa macchina verrà fatta in remoto dalla ditta. Quindi con 170 euro al mese noi ci siamo portati gli archivi a casa. In questo modo evitiamo di affidare a un conservatore l'unica copia dei nostri atti. La procedura di sicurezza prevede una copia in locale e una copia ridondante in remoto fatta dalla ditta tutte le notti rispetto agli atti che si sono modificati. Questo è l'archivio digitale, la spesa quindi è questa. Le altre spese sono l'acquisto di scanner veloci, circa 350 euro a scanner. Ovviamente è preferibile utilizzare scanner di rete in modo da potervi accedere da qualsiasi postazione. Altro strumento, che se non lo avete, ma penso che ce l'avete, è un modem fax per poter incamerare i fax, lì si parla di 20 euro, 30 euro di spesa. Io non saprei, un altro strumento è il doppio monitor per chi lavora, perché altrimenti non ha spazio per lavorare quando ha gli archivi digitali aperti, ma io non saprei che, cioè noi abbiamo già tutto in casa, non abbiamo bisogno di cose nuove per digitalizzare. Un'ultima cosa, dotarci di un editor PDF, visto che ancora un po' di PDF li dobbiamo fare, in modo da poter lavorare anche sui PDF. Lezione per le scuole, decreto legislativo 33, risorse specifiche, soprattutto umane, ovviamente una domanda ampia, ma una... Allora, l'articolo 51 del decreto 33 si intitola invarianza finanziaria, non significa a costo zero, significa che non avete una linea in più. Dopodiché, tutto quello che riuscite a risparmiare con la dematerializzazione, e Mario Marini, che è a Wish, è un esempio vivente di questo, significa che io sono in condizioni di gestionarlo. Quindi, invarianza finanziaria significa a costo zero, significa che noi dovremo destinare dando delle priorità. Sicuramente oggi la trasparenza è priorità. Dobbiamo pubblicare il piano triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile della trasparenza, se non predispone il piano, è soggetto a sanzioni. Le risposte sembrano ovvie leggendo il decreto, ma molti dubbi sono emersi al lato della redazione della relazione del dirigente scolastico che accompagna il contratto integrativo d'istituto, laddove è previsto che venga dichiarato di aver ottemperato agli obblighi previsti dal decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013 in tema di trasparenza. E i sindacati nazionali affermano che non esiste tale obbligo e che sulla relazione venga dichiarato amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare i limiti e modalità di applicazione dei titoli secondo e terzo del decreto legislativo 150 del 99. Come vedete si nasconde ancora dietro al decreto legislativo 150 senza considerare che il decreto legislativo 33 dovrebbe aver chiarito tutti i dubbi. Dunque, potrei facilmente commentare strano paese sindacati danno interpretazioni autentiche su quello che dice il legislatore, ma ometterò di dirlo, fate come se non l'avessi neanche pensato. È sufficiente leggere due norme, l'articolo 10 e l'articolo 11. L'articolo 11 mi dice che sono tenuti all'applicazione tutte le pubbliche amministrazioni rinviando al 165. Nel 165 ci sono le scuole?
fatto. L'articolo 10 mi dice che ogni amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, deve compilare il programma triennale. Ergo, per un banalissimo elemento di logica, da quale elemento deduciamo che le scuole non dovrebbero compilare il piano, il programma triennale? Nessuno. Quindi le scuole sono tenute come tutti gli altri enti. Il problema è nato da un documento che ha distribuito la CGIL o un altro sindacato, adesso non so, dove nella parte relativa alla relazione del dirigente scolastico al contratto di istituto 12-13 avevano già prestampato atto da non esente, insomma atto che non deve essere quello sulla triennale trasparenza, atto non dovuto. Già prestampato, così i dirigenti prendevano quel modello già prestampato e lo consegnavano. Allora io ho detto al mio dirigente: guarda che è un atto dovuto, cioè io non penso che noi possiamo dichiarare che non abbiamo fatto il piano triennale della trasparenza quando invece l'abbiamo fatto, anche se va ancora messo a punto, va ancora un po' affilato. Ovviamente questo non significa che non ci siano dei problemi, che sia una cosa che ci richiederà di rodare questo, questo è ovvio, però di qui a dire, se sappiamo che è un obbligo almeno ci cominciamo a cimentare, se invece noi pensiamo, perché tanto voglio dire, qui in Italia c'è la corsa a rincorrere fuori dagli obblighi di legge, a me non si applica, a me non, questa cosa non è, io sono la scuola, cioè proviamo poi eventualmente ad incidere.